Le città del tartufo sono ormai vicine al momento della loro esperienza Expo 2015 a Milano. Forti del loro bagaglio culturale, ricche delle loro tradizioni e specificità, unite dal filo conduttore rappresentato dal pregiato fungo, sono pronte a farsi conoscere dal pubblico internazionale dell'Esposizione Universale. Noi come associazione ci stiamo molto investendo e molto credendo su questo evento Expo, tanto è vero che stiamo cercando di fare il possibile per dare visibilità a tutti i soci dell'associazione. Saremo presenti ad Expo dal 22 di settembre fino al 5 di ottobre con 2 settimane consecutive con eventi che riguarderanno tutti i soci. L'Associazione Nazionale Città del Tartufo sarà a Cascina Triulza. Mentre la prima settimana sarà più istituzionale e informativa, durante la seconda ci sarà spazio per il mercato del tartufo e per tanti eventi e degustazioni alla scoperta dei territori. Lunedì 28 settembre in particolare, giornata evento per l'associazione con la presentazione del calendario nazionale del tartufo, arricchita anche da momenti di approfondimento ed esibizioni folcloristiche. Il nostro compito è quello di farci conoscere e far conoscere le peculiarità di tutti i soci, perché la vetrina di Expo può garantire visibilità internazionale a tutti i nostri associati, che ricordo sono circa 50 per la nostra associazione, che è un'associazione legata a qualità di un prodotto di eccellenza come il tartufo e il tartufo italiano. Cosa c'è dietro il tartufo che il mondo non conosce e che può conoscere attraverso questa esperienza? Beh, dietro al tartufo c'è soprattutto cultura. Cultura in tutti i sensi, cultura della tavola, cultura della conoscenza della ricerca del tartufo, cultura come tradizione, c'è un po' tutto, nella parola tartufo c'è un po' tutto questo, e questo è quello che vorremmo far sapere e far conoscere a chi ci visiterà in queste 2 settimane di Expo. Una cultura che volete portare, state tentando di portare all'attenzione dell'UNESCO da anni. Beh, ormai da 2 anni circa stiamo lavorando a questo dossier di candidatura per rendere il tartufo come bene immateriale UNESCO. Sono sicuro che entro quest'anno, entro il 2015, riusciremo a completare la documentazione occorrente a rendere ufficiale la candidatura, poi starà al Parlamento italiano, al governo italiano, al Ministero italiano a renderla ufficiale come unica candidata, mi auguro, per il 2016. Ci vediamo a Expo Milano 2015.